Ragazzi, bentrovati sul mio canale, io sono Magnus. Oggi siamo qui su Assassin's Creed Syndicate. Mai giocato? Mai. Credo che sia forse l'unico Assassin's Creed che non ho neanche mai fatto partire come il gioco. Il gioco uscì nel 2015, il nono capitolo della serie. Niente, avrò visto naturalmente qualche video, ma proprio niente, mai messo, non ci ho mai messo mano. Per cui, perché non provarlo? Tra l'altro alcuni di me l'aveva anche consigliato. Noi, naturalmente, come al solito, lo proviamo in questo momento su PC. Direi che possiamo anche partire. Il passato è nelle tue mani. Abstergo. Ciao, iniziato. Da poco la ricerca storica Abstergo ha lanciato nuovi progetti a Londra. Sappiamo entrambi che se l'Abstergo si muove, i Templari tramano qualcosa. Pensiamo che siano sulle tracce di un nuovo frutto dell'Eden. A Londra lo stiamo già cercando. Vescovo, Jacob e Ivy Fry sono gemelli. Non è grandioso? Parli del diavolo. Usa la videocamera, Becky. Ho l'immagine. Hai un tempo previsto? Sto inviando. È tanta roba. Metterò subito gli iniziati al lavoro. Sei strano con un'arma. Ora metto un piccolo virus e poi vedrai anche tu. Ho qualcosa. Isabella Ardant ha un incontro qui fra poche ore. Non so con chi. Davvero non sai con chi, Rebecca. Se solo lo volessi, lo potresti scoprire. Calmatevi, la missione è trovare dati su un frutto dell'Eden a Londra. Fatto. E ora voglio proprio provare il nuovo kit. Detesto quando prendono iniziative. Ah. Bene, non resta che fare un bel respiro e continuare. Dovrai cercare il frutto dell'Eden nelle vite di Jacob e Ivy Fry. Due gemelli assassini della Londra vittoriana. Il primo set di ricordi genetici è pronto. Buon lavoro. Vittoriano. Fratello George, è proprio come temevo. Londra è perduta. Ho scritto 3 volte implorando aiuto. 3 volte ho ricevuto solo silenzio. Ma scrivo ancora. Perché sono disperato. E non ho alternative. La città di Londra ha bisogno di voi. Mi dirai che è un rischio enorme, che non è tempo di agire. Mi consiglierai pazienza. Ma mentre indugiamo, i Templari diventano più forti. Il loro Gran Maestro è così spietato e abile da far impallidire niente meno che il fu Reginald Birch. Si chiama Crawford Starrick e intende controllare il mondo. Tira i fili di ogni strato della società. Nessuna industria sfugge alla stretta della sua morsa. Di giorno operano i suoi mercanti corrotti e politici senza scrupoli. Di notte, una banda pericolosa nota come Blighters semina il terrore tra gli abitanti. Il suo veleno contamina ogni affare e sfrutta tutti, o con l'inganno o con la forza. Ho paura che il nostro nemico voglia arrivare ben più in alto. E così, a ben vedere, e lo dico con orrore, posso riassumere le mire di Crawford Starrick in un motto: ai regni e ai continenti ancora liberi, ancora per poco. Perché lui sa bene, come ho scritto più e più volte, che chi controlla Londra controlla il mondo. L'intenzione è sempre molto bella. Non so, mi ricorda molto Gangs of New York. Non so per quale motivo, però.
Il ferro parte da qui. Il templare che lo gestisce è Rupert Ferris, nostro primo bersaglio. Il secondo è Sir David Brewster. Ha per le mani qualcosa che potrebbe farci perdere la guerra. Voi pensate di farcela? Che domande. Oh, giusto. Chiedo scusa. Signore e signori, i temibili gemelli Fry. Solo questa sera al Covent Garden. George, sul serio, ho studiato la pianta del laboratorio e conosco ogni uscita. E io ho tutto ciò che mi serve. Proprio qui. Porgerò i tuoi saluti a Ferris. A più tardi, George, il treno ci chiama. Jacob! Divi! Che incredibili pinguini! Vagabondi! Povero uomo, vive nella paura. Sono stati anni duri. Divi, Fry, questa da dove ti viene? Non si attende ad essere un po' più bassa. Ne abbiamo la possibilità, ecco appunto. Divertiti. Non morire. Intende continuare. Sta disturbando gli altri operai. Fatelo tacere e aggiustate quella macchina. Voglio dell'Aldano per il mal di testa. Arrivo subito. In che senso me lo fate tacere? Ma tagliate in alto. Allora, aggiungi Ferris. Non so per quale motivo, vi dico la verità, non l'ho mai giocato. Deve essere un motivo in particolare. Chiuso. Cosa credi di fare? Ora basta, finiamo nei guai! Non si entra né si esce, a meno di problemi. Fermo le macchine. La porta si apre e posso arrivare a Ferris. Ok. Andiamo a sabotare. Certo, 2015. 7 anni. Alcune scene sembrano un po' datate, altre invece un po' meno. Che parlano in inglese? Troppo... Aspetta, che mi sa che forse hai sbagliato, eh? Che mi dovevi andare un po' più in alto. Vai. Molti dicono che i vecchi sono migliori dei primi, cioè. Per riguardo gli Assassin's Creed, naturalmente. Ispettore sanitario, quest'uomo è morto. Tu sei morto! Corri a casa, bello. Ti insegnerò in carne morta. Pietà. Ok. Le tue ultime parole? Commesso un grande errore. Ah, devo sempre contrattaccare. Anche con più. Ah, con stordisci mica contrattacca, eh. Ok.
Tutti? No. Posso anche... No, soltanto per ascoltare. Ce ne possiamo anche andare. Ferris, sto arrivando. Allora. Devo spostarmi più in alto. Perché poi i tutorial insieme erano fatti anche meglio, nel senso che c'era un tutorial fatto con la storia, quindi non c'era manco bisogno di... lo giocavi comunque. Sì. E che c'è sta? Individuazione, i nemici che possono essere a vederti. Vabbè, magari non c'è bisogno, magari se scappiamo non ci dovrebbero creare problemi. Forse avrei dovuto avere un approccio un po' più silenzioso, però capirai che siamo un po' inseguiti, eh. Allora, questi... Adesso vengo lì e ti do una lezione che ti ricorderai a vita. Vabbè. Dovresti avere paura. Taglierò la lingua. Ui, ui. Il tuo c'aveva pure la pistola. Correttissimo, vediamo se ci possiamo beccare qualcosa. Trasporta De Preda. Deprediamo tre sterline. Ok. Perfetto, mi sa che devo azionare questa, eh. È una delle mie preferite l'ambientazione. Se trufoli con sei più difficile di nidare e ti muovi più rapidamente. Il cerchio della furtività, vabbè, da un riparo e poi premi per lanciare coltelli. Ok. Sai che dobbiamo andare di là, eh? Ciao! Aspetta, eh? Toglietevi... Ups! Penso di aver ammazzato un cittadino, eh? Porca... Si è messo davanti, non è che l'ho fatta... Non è che l'ho fatto apposta, eh. Arrampichiamoci. Scusate, merci. Vediamo se ce la facciamo. Ok. Dobbiamo andare di là. Basta giocare. Qui si lavora. Vediamo se ce la facciamo. Arrampicarti no, eh. Pensavo si riuscisse a agganciare a, ai pali, no? Ok. Mamma e papà contano su di voi. Ci siamo. Comunque l'ho beccato il cittadino, eh. Signor Ferris, c'è un ragazzo che dovrebbe essere medicato in farmacia. Bene, decurtategli la paga. Madonna. Sì, signore. Decurtategli la paga. Sta lì.
dentro. Arriverà alla resa dei conti, signor Ferris. Allora, andarci anche da sopra, secondo voi? Di là, di là, di là. Forse di là ce la faccio. Ok. Vediamo se riesco. Ah no, mi sa di... Qui? No, 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 se vi togliete forse è meglio, eh. E qua forse ce la faccio, Silenzio, non dite niente. Ah, devo entrare. Porca miseria, là dentro. Sono tre di loro. Come li becchiamo? Qua sta altra gente. Okay. Vabbè. Ehi. Allora, di qua. Questo non ce la faccio assassinarlo? Sì. Silenzio, bambino. Forse ho sbagliato, eh. Oh, che spari, che spari. Ok. Sa che è meglio che ce ne andiamo. Allora, di qua non mi hanno visto, devo assassinarlo là dentro. Vediamo se riesco. Punto d'accesso, allora riesco da qua. Gentile signore, sono lieto di informarvi del fatto che ho a disposizione una fornitura di ferro che genererà ingenti profitti per molti. Che succede? Signora, meglio che si sposta, eh? Se l'assassinava era meglio. Eh no, signore, è morto. È andato, è andato. Sono mortificato, ma è andato. Queste scene sempre spettacolari. Oh, cosa credi di aver ottenuto, ragazzo? Hai allentato un bullone della macchina di Starrick. Un grande bullone. Ma non basta. Il Gran Maestro cadrà. Voi assassini potete anche accerchiare Londra interamente. Ma la macchina che noi abbiamo creato opera da centinaia di anni. E durerà per millenni. La macchina è la città stessa. Noi vi strapperemo Londra dalle mani. Da Croydon vivete nell'ombra, come codardi. Io ne dubito. Ok, posso trasportare? No. Dobbiamo fuggire. Fuggire, fuggire. La signora sta urlando, attenzione. Prima di non farci fregare. L'assassino, uccidiamolo! Come uccidiamo? Guarda, no, no. Ops. Ops. Aia. Ma
Perché siamo tutti quanti qua in quantuccio? Ma porca. Aia. Mettiamoci in una zona un po' migliore, però, in una zona migliore per attaccare. Siete arrabbiati, amici? Bene, questa era una fermata imprevista. Ah, devo andare giù. Raggiungi un posto sicuro. Ok, questo non è sicuro, penso, vero o no? Vai. Vai. Dobbiamo scendere forse. Però non ho capito. Ah, la corsa acrobatica è scendendo. Cazzo. La prossima volta andrò a piedi. Completato una chiave tra gli ingranaggi. 1868. Cantiere, posti di guardia, laboratorio di Brewster. Ecco dov'è ora il frutto dell'Eden. Tutto pronto. Ora stacco la locomotiva per creare un diversivo. Ma dov'è? Dov'è il carico di Brewster? Codardo. Vabbè ragazzi, io penso che questa parte comunque la possiamo terminare qui. Scrivete tutti nei commenti cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video. Bye.